Buongiorno e benvenuti qua a Casteggio in Certosa Cantù, che è un po' il nostro polo culturale, un po' il nostro orgoglio qua del paese. È un palazzo di inizio Settecento che oggi ospita in particolare la Biblioteca Civica Perizza Marangoni e ancora più famoso il nostro museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò Pavese. Il museo è di fatto il punto di riferimento archeologico dell'Oltrepò ed è qui che troviamo tutta una serie di reperti trovati su tutto il territorio, quindi Casteggio e l'Oltrepò. È un bel modo per raccontare in un unico museo tutta la storia del territorio. Ci fa molto piacere, siamo molto orgogliosi di poter ospitare qui a Casteggio questa meraviglia che ha bisogno sicuramente, come tutto il territorio, di essere scoperta e conosciuta. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Alessandro Freschini, sono delegato al Museo Archeologico e alla Biblioteca Civica di Casteggio e vi do il benvenuto qui nelle sale del nostro bellissimo museo. È stato fondato nel 1974, quindi quest'anno ha già compiuto ben 46 anni e noi abbiamo la gioia e l'onore di ospitare dei reperti che in provincia e in regione sono unici per qualità e bellezza, e il nostro museo, anche grazie a donazioni private, spazia da reperti della Magna Grecia italiana sino a dei reperti lapidei del periodo dell'anno 1000, e quindi in mezzo poi noi abbiamo delle importanti testimonianze celtiche e soprattutto possiamo dire il pezzo forte è rappresentato da i reperti della Roma antica, soprattutto l'inizio dell'età imperiale. Poi abbiamo una sezione dedicata alla preistoria, e non l'ho citata per quello perché possiamo dire in queste sale abbiamo la storia, prima abbiamo la preistoria, e poi abbiamo anche cosa possiamo dire non scontata e che in molti luoghi manca, delle testimonianze che riguardano la sepoltura romana e soprattutto anche il vivere quotidiano, inteso come ad esempio pavimenti di domus e frammenti di affreschi che in Lombardia sono molto rari, frammenti di affreschi romani. Okay, buongiorno a tutti, sono Valentina Dezza, sono il direttore del Museo Archeologico di Casteggio dell'Oltrepò Pavese. E come hanno già detto il sindaco Lorenzo Vigo e il delegato consigliere comunale il dottor Alessandro Fraschini in precedenza, siamo all'interno del Museo Archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò Pavese. Mi fa molto piacere essere qui con voi in questa giornata. Vorrei, visto i grandi e numerosi tesori che questo museo ospita, che può essere considerato un vero e proprio scrigno, quindi di tutta la storia, l'archeologia del nostro territorio oltrepadano, vorrei sottolineare un reperto in particolare molto, come dire, suggestivo, che è questo frammento in bronzo di epoca romana che raffigura un tralcio di vite. Perché vi sottolineo questo? Questo frammento è stato ritrovato in uno scavo del 2007 qui, che è stato fatto qui a Casteggio in via Anselmi. È frammentario purtroppo perché doveva essere rifuso, doveva essere riutilizzato quindi per una sua seconda funzione, però è interessante per noi perché raffigura proprio un tralcio di vite, a testimonianza dunque sempre di questo forte legame col territorio oltrepadano, con la produzione enologica e vinicola proprio del territorio sin dall'epoca romana, quindi più di 2000 anni di storia che vengono testimoniati proprio da questo bel reperto. Thank you.
che possiamo dire sono simbolo del museo anche perché storicamente sono sempre stati associati al museo nelle locandine, nelle guide, anche negli antichi biglietti, e sono due ciondoli che rappresentano una cornucopia e un delfino, che sono due simboli che nella romanità rappresentavano fertilità e buon augurio. E la particolarità unica è che sono stati trovati al collo di un bambino che era stato inumato circa nel, si può ritenere, la fine del secondo secolo e l'inizio del terzo secolo dopo Cristo, nella ex, possiamo dire, in un ex area che era adibita sostanzialmente a vivaio, dove si era, l'attuale via Torino, dove si era deciso di costruire un nuovo condominio, e scavando per caso è stata trovata una grande necropoli, il che dimostra appunto che allora nell'età romana media e tarda l'abitato non si sviluppava in quella zona, perché da sempre per i romani la città dei morti non era unita alla città dei vivi, quindi era sempre est Moenia, la città dei morti. E il bambino è stato trovato vicino alla propria madre, e questi, appunto, data l'elevata mortalità infantile di allora, non deve stupirci di trovare una sepoltura infantile, e appunto per accompagnarlo nell'aldilà si è deciso di fargli indossare gli amuleti che probabilmente aveva avuto anche quando era in vita. Siamo di fronte a due vetrine che ospitano alcuni dei reperti più belli ritrovati da contesti oltrepadani e da contesti urbani, cittadini sempre dell'oltrepopavese. Vorrei sottolineare l'attenzione, il focus sui tre bronzetti che il Museo di Casteggio ospita, due raffiguranti Mercurio, uno alla mia sinistra, l'altro lo vedete nell'altra vetrina, e il terzo raffigurante Giove. Questi bronzetti erano bronzetti votivi, avevano quindi una valenza religiosa, erano di piccole dimensioni perché la persona che li acquistava, talvolta nei santuari stessi, li poteva portare con sé, li poteva portare in tasca, oppure li poteva inserire all'interno dei lararia, cioè delle piccole edicole che ogni buon credente di epoca romana aveva all'interno della propria domus. Erano piccole edicole di culto dove ogni giorno il pater familias svolgeva la ritualità e i rituali nei confronti appunto proprio delle divinità a cui era particolarmente affezionato. Thank you.
po' il simbolo del museo stesso di Castello dell'Orto Bucolese. La storia di questo grosso contenitore per derrate alimentari di epoca romana è un po' particolare, perché il dolmen che vedete alla mia destra è stato ritrovato nel 1996, casualmente, durante i lavori che un privato stava facendo nel proprio giardino in località Sorino a Broca. Quindi è proprio un dolmen totalmente made in Oltrepò, epoca romana. La cosa bella è che è integro, quindi se poi verrete a visitare il museo potrete notare i segni delle bannate della ruspa che, scavando nel terreno in maniera inconsapevole, ha sentito un'opposizione, e al di sotto c'era lui che ha resistito quindi ai millenni, al tempo, alla potenza anche della ruspa. È stato restaurato con la parte del suo oro ed è riuscito ad arrivare pressoché integro qui al museo per la fruizione da parte di tutti. Eccoci alla fine della nostra visita qui al Museo di Casteggio. Noi vi aspettiamo, è una bellissima occasione per vedere l'Oltrepò Pavese, scoprire i suoi meravigliosi paesaggi e anche visitare questo meraviglioso museo che racconta la nostra storia. Grazie e a presto.